quella che fondamentalmente che viene criticata nel libro è quella che vede l'omosessualità e l'omosessuale come figure del moderno che nascono nell'Ottocento. Questo in realtà non è così e tutta la struttura del libro tende a sviluppare e argomentare questa tesi. Io in realtà avrei praticamente finito, passo la parola dall'orto. Ci piacerebbe che insomma, gli spunti che Giovanni comincia a raccontare venissero poi approfonditi con domande, dubbi, perplessità o quant'altro, per cui dopo la presentazione ci sarà spazio. Grazie ancora a tutti, prego all'autore. Grazie. Bene. Allora, riprendo un punto che ha detto lui. Questo è un libro di storia dell'omosessualità maschile, perché per vari motivi che hanno delle spiegazioni anche logiche, in Italia non era mai stato fatto questo lavoro. C'è il saggio di Daniela Danna, c'è la Rosanna Fiocchetto, c'è Nerina Milletti, c'è il gruppo delle donne nella Società delle Storiche che hanno già fatto un grosso lavoro sul lesbismo, la storia del lesbismo in Italia. Cosa un po' curiosa se ci pensiamo, perché sulla sessualità delle donne esiste una documentazione che è 10 volte inferiore rispetto a quella della sessualità maschile, visto che la mentalità maschile è sempre considerata la sessualità delle donne non importante. Però su questi argomenti i libri ci sono già da 10 anni, 15 anni, mentre sull'omosessualità maschile, per una questione di imbarazzo nel mondo accademico, non era mai stato fatto questo lavoro. Quindi, prima di tutto, questa è una storia dell'omosessualità maschile. Io mi sono riservato il diritto di utilizzare documenti che parlavano di donne ogni qualvolta mi fosse necessario per chiarire un punto, perché a volte certe cose sono state dette in modo chiaro, esplicito, parlando di donne, allora ho usato quei documenti. La seconda cosa, appunto, è che questo è un libro di storia, io non ho nessuna vergogna di fare storia, sembra diventata una parolaccia ormai, che appunto parte dai documenti e poi arriva alle teorie. Questo è in polemica con quella che è la moda accademica degli ultimi anni, per cui si parte dalle teorizzazioni, si parte da Michel Foucault. E non si parla degli avvenimenti storici, ma si parla di quello che Michel Foucault ha detto degli avvenimenti storici. Poi, siccome ormai sono passati 25 anni, si parla di quello che Tizio ha detto di Foucault che diceva degli avvenimenti storici, poi quello che Caio ha detto di Tizio che parlava di Foucault e che parlava degli avvenimenti storici. Arrivando a una situazione di aggrovigliamento filosofico-teorico, in cui la gente alla fine non ci capisce più niente. Infatti, una delle cose che mi dicono più spesso e che anche un po' mi dà fastidio è che questo libro è scritto in modo molto chiaro. Perché secondo me tutti i libri devono essere scritti in modo molto chiaro. È come dirmi: ah, ma che cosa straordinaria, hai fatto un libro che inizia dall'inizio e finisce con la fine. Sì, certo, l'ho fatto, ma che complimento mi stai facendo? Però invece mi sto confrontando col fatto che la gente trova abbastanza strano che uno scriva per farsi capire. E questa è la terza cosa che vorrei dire. Questo libro è stato scritto per essere usato. È uno strumento in un dibattito che c'è in questo momento, che è diventato di attualità dopo che il libro è stato scritto. Questo libro ha avuto una gestazione di 3 anni, per cui il fenomeno delle sentinelle in piedi, di queste cose qua, è arrivato quando il libro era già finito, è già consegnato all'editore. Ci ho aggiunto qualche cosa al momento di correggere le bozze, ma non è stato scritto avendo quella polemica in mente. Ma a fronte di una parte della società che teorizza l'inesistenza dell'orientamento omosessuale, la mia, chiamiamola pure risposta preventiva, perché gli ho risposto prima che loro facessero l'obiezione, è che no, non è in questi termini. Allora, la tesi centrale del libro è che, non so quanti di voi sono a conoscenza, chi lo è già, mi perdoni se faccio questo piccolo riassunto, ma è necessario. A fronte di una tesi che è stata molto diffusa nell'ambito del mondo accademico negli ultimi 25 anni, cioè che l'omosessualità è una costruzione sociale dell'Ottocento. Nell'Ottocento la classe medica ha teorizzato non solo la sessualità come parte della personalità umana con un fondamento di tipo biologico, mentre prima di quella data i discorsi della sessualità non esistevano. Questo è Michel Foucault, la sua storia della sessualità. Ma che la creazione di individui che possono essere radunati in una categoria in base al loro orientamento sessuale è una novità del XIX secolo, frutto della teorizzazione dei medici dell'Ottocento. La tesi che sostengo nel mio libro è che questa costruzione è completamente falsata,
perché innanzitutto la visione foucaultiana della storia come una serie di fasi che si susseguono una dopo l'altra, per cui fino a 1800 si pensa in un modo, poi nell'Ottocento arriva uno, quello che lui chiama una frattura epistemologica, una rottura nella conoscenza, in cui una nuova idea prende il posto di un'idea precedente. Questa idea progressiva positivistica Ottocento è sbagliata, e non l'ho detto solo io, l'ha detto anche la Kosowski-Selby, comunque lo troverete nel libro se vi interessano i riferimenti accademici di questo discorso. E la mia ricostruzione, che parte dai documenti, è che alcune idee cardine rispetto alla questione dello comportamento omosessuale e alle domande che comporta, cioè come mai alcune persone sembrano preferire persone del loro stesso sesso, quale origine ha questo tipo di preferenza, se è una malattia o non è una malattia o è una condizione, se è una malattia si può curare, ecco, queste domande si inseguono da quando abbiamo documenti storici e hanno continuato a coesistere e a prevalere ora l'una, ora l'altra. E addirittura sembra quasi più la norma che l'eccezione, il fatto che contemporaneamente, nello stesso momento, nella stessa società, coesistano visioni diverse di che cosa voglia dire omosessualità o essere un sodomita. Io, per esempio, nel libro, in un capitolo, uso le novelle della tradizione novellistica italiana rinascimentale per mostrare come non solo all'interno dello stesso secolo, ma addirittura, ne cito uno, Rodolfo Fiorentino, all'interno della stessa novella, l'autore usi due definizioni diverse di che cos'è un sodomita. All'inizio racconta della carriera di questo Rodolfo, a cui piacciono gli uomini, gli piacciono così tanto che la famiglia lo obbliga a prendere moglie, per l'onore della famiglia, per la rispettabilità, per motivazioni che capiamo benissimo anche noi. E il fatto che questa moglie sia un tipo piuttosto virile sembra adeguato a tutti, compresa lui, che in questo modo la trova sufficientemente attraente. Dopodiché però ricade nel suo vizio, perché a lui proprio le donne non interessano. Se non che la moglie decide, boccaccescamente, come succede nelle novelle rinascimentali, siccome il marito non vuole sapere di avere rapporti sessuali con lei, di farsela con il ragazzino con cui se la fa il marito. Lui, da bravo maschio rinascimentale, ferito nell'onore, decide di ucciderla. La porta in un luogo isolato per ucciderla, e lei finge di essere spaventata, si tira la gonna sulla testa e gli mostra il culo. Lui, di fronte a un culo così bello, si converte improvvisamente all'eterosessualità. E vissero felici e contenti dividendosi il ragazzino. Adesso, al di là della conclusione boccaccesca della novella, abbiamo due risposte alla domanda che cos'è un sodomita. In una, la prima metà della novella, è una persona che preferisce persone del suo sesso. La seconda parte della domanda è una persona che preferisce il coito anale, con uomini o con donne, indifferentemente. Sono due concezioni che non sono compatibili l'una con l'altra. Ma noi vediamo che un autore è perfettamente capace di passare dall'una all'altra senza percepire un conflitto filosofico tra queste cose. E questo, secondo me, è la rappresentazione di come sia possibile che dai documenti storici antichi ci vengano delle definizioni del significato dell'omosessualità molto diverse e in conflitto fra di loro. Il tentativo foucaultiano di ricondurre tutto a un ordine cartesiano, normativo, la visione dei nostri antenati, è quindi destinato al fallimento, perché noi proviamo in un momento a portarci avanti di 300 anni, stiamo studiando l'Italia del XXI secolo, andiamo a leggere i documenti e prendiamo un pamphlet delle Sentinelle in Piedi. Questo pamphlet ci insegna che gli omosessuali sono delle persone malate, che non hanno un orientamento, perché l'orientamento sessuale non esiste, esiste un unico orientamento, è quello che Dio ha dato alla razza umana, cioè quello eterosessuale, e che se fanno uno sforzo possono guarire da questo orientamento. E io, storico del XXIII secolo, dichiaro: nel XXI secolo si pensava che l'omosessualità fosse questo. Ma io, storico del XXIII, ci azzecco in questo modo. La mia risposta, probabilmente l'ho esagerata talmente tanto, la mia questione, che voi potete trarre soltanto una conclusione. Però molto spesso, magari in modo meno netto, anche studiando i documenti antichi, lo storico ottiene la risposta sulla base della domanda che ha fatto.
se vai a interrogare esclusivamente i documenti di tipo normativo, le leggi, i sermoni, i testi teologici, cioè i testi teorici, avrà la risposta secondo cui la sodomia, l'omosessualità, non costituisce un comportamento che nasce sulla base di un orientamento, di una natura umana differente. Anzi, San Tommaso d'Aquino dedica un pezzo importante della Summa Theologalis, che io ovviamente analizzo, a dimostrare che anche se il sodomita preferisse le persone del suo stesso sesso sulla base di una natura conformata in questo modo, si tratterebbe comunque di una natura corrotta, come quello dell'idrofobo che detesta l'acqua, o come la persona malata che desidera mangiare sabbia, o il cannibale che vuole mangiare viscere umane. E pertanto resta un comportamento contro natura. Quindi c'è proprio una riflessione filosofica sull'impossibilità che esista un orientamento omosessuale secondo una natura interiore. Ecco, ma San Tommaso d'Aquino non è la storia umana. San Tommaso d'Aquino esprime una posizione, perché nel corso della storia troviamo costantemente altre correnti filosofiche che non sorprendentemente sono correnti secondarie, sono magari anche perseguitate dalla Chiesa Cattolica. Io in un capitolo analizzo l'esperienza del libertinismo, che non è Sade, come molti di noi pensano, non è Casanova, è una corrente filosofica che nasce intorno al 500 in Italia e ha due punti fondamentali. Uno è la teoria dei tre impostori, Mosè, Gesù e Maometto, che hanno inventato l'impostura della religione per mettere paura alla gente e farla obbedire alla religione. E la seconda è il fondamento, la necessità di dare un fondamento di tipo filosofico, razionale alla morale. Questo perché il libertinismo ha come dogma centrale, il libertinismo è una galassia, ci sono diverse espressioni, ci sono anche dei libertini teisti, comunque adesso andremo troppo lontano se ci mettessimo ad analizzarlo, ma quello che conta è il libertinismo crede che l'anima umana sia mortale, cioè che l'aspetto vitale che tiene in vita questo corpo è qualcosa, è come una scintilla che si spegne. Una volta che si spegne questa scintilla, il fuoco non c'è più. La scintilla che teneva in vita la caldaia del nostro corpo, una volta che si spegne, quel fuoco non esiste più. E quindi noi possiamo vivere moralmente soltanto sulla base della guida della nostra ragione, perché non avremo nessun premio ultraterreno. Allora immaginatevi in campo morale e sessuale che cosa ha saputo teorizzare il libertinismo. In uno dei testi più celebri della corrente libertina, che è l'Alcibiade Fanciulla Scola di Antonio Rocco, che fu pubblicato nel 1630 a Venezia, c'è un punto in cui il maestro, che cerca di sedurre l'allievo, fa dei ragionamenti e di fronte all'allievo che dice ma questo è contro natura, è contro Dio, è contro la religione, contro i costumi, contro le leggi, contro tutto, e lui ribatte: se un orologio è stato costruito da un orologiaio in modo che batta le ore a un orario diverso a quello secondo cui battono gli altri orologi, che responsabilità ha quell'orologio di essere stato fatto in quel modo? Similmente, se una persona ama i ragazzi, che responsabilità ha se la natura o Dio lo hanno conformato in quel modo? E buonanotte alla costruzione sociale dell'omosessualità nel XIX secolo, perché Antonio Rocco ha già dato una spiegazione di tipo meccanicistico, se vogliamo, secondo cui comunque il desiderio omosessuale è frutto di una conformazione innata. E io ho scritto un libro di storia, non ho scritto un libro politico, in passato ho scritto altri libri politici, ho scritto Figli diversi, ho scritto Manuale per coppie diverse, ho scritto Manuale sull'AIDS, perché come militante era il mio contributo alla militanza gay in Italia. Però questo è un libro di storia, non l'ho scritto per fare quello che io chiamo il presentismo, cioè parlare di storia per parlare dell'oggi. Mi sta succedendo abbastanza spesso che vado a presentare il libro e poi tutto il dibattito è su Renzi e la Cirinnà. Ma anche no, nel senso che ci interessa studiare la storia, perché la storia, noi siamo letteralmente usciti dal grembo delle generazioni passate, non sono dei marziani.
e abbiamo ereditato da loro le cose che hanno costruito, la lingua che parliamo, le idee che condividiamo, le cose che diamo per scontate. Quindi studiare come queste idee sono nate tante volte ci serve a capire, qui c'è un posto libero nel caso qualcuno da in fondo, qui c'è un posto libero perché vedo che là si stanno affollando. Vedere come un'idea è nata ci serve anche a capire che le tesi che esprime questa idea non sono necessarie, indispensabili, non sono le uniche idee che su quell'argomento possono esistere. Allora, il matrimonio in questo momento è al centro del dibattito, va bene, parliamone. Parliamo del fatto, c'è un intero capitolo dedicato ai matrimoni in Italia del 1500, perché abbiamo un dogma che dice: ma voi froci, questa storia del matrimonio ve la siete inventata adesso, voi gay e voi lesbiche ovviamente. Prima non era mai saltato in mente a nessuno, la vostra è una pazzia. Invece, grazie al lavoro di Marcocci, un giovane studioso di Roma, è finalmente venuta fuori quanto la parte sopravvissuta di un celebre processo del Cinquecento, di cui avevamo una memoria nei journal di Michel de Montaigne, che passando per Roma si è sentito raccontare che a San Giovanni a Porta Latino una chiesa qualche anno prima era stati bruciati 13 sodomiti che si sposavano tra di loro all'interno della chiesa e celebravano il rito matrimoniale secondo tutti i crismi della chiesa cattolica. E gli storici successivi si sono affrettati a specificare che chiaramente no, non poteva essere successo una cosa del genere. Sicuramente era un gruppo di ebrei, di marranos portoghesi, che erano stati sorpresi a celebrare dei riti ebraici all'interno della chiesa e l'esecuzione capitale era avvenuta sicuramente per quello. Fatto sta che invece aveva ragione Montaigne e semplicemente nel 700 probabilmente qualcuno aveva trovato gli atti del processo a questo gruppo di 30 persone che facevano esattamente quello che Montaigne aveva detto che facevano, cioè si sposavano in chiesa, qualcuno ha trovato gli atti del processo troppo disturbanti e li ha smembrati e li ha sparpagliati in altre cartelle. Marcocci sta facendo uno studio sull'Inquisizione portoghese e spagnola, queste persone giustiziate erano in gran parte spagnoli e portoghesi, quindi si è messo pazientemente a ricercarle e poi, verificato che si trattava non di marranismo, ma proprio di sodomia, ha avuto l'intelligenza di capire che forse era quasi più interessante così, perché era un documento straordinario, e l'ha pubblicato. Sulla base di questa sua ricostruzione è stato possibile vedere come ci fosse nel 1550 a Roma un gruppo di persone che si riconoscevano le une nelle altre sulla base del loro comune desiderio per le persone dello stesso sesso, che costruivano relazioni di lunga durata. Una coppia addirittura si era conosciuta in Fiandra, in Olanda, poi erano state accusate di sodomia, erano scappate, per i casi della vita si erano rincontrati a Roma e si erano rimessi insieme. Celebravano il matrimonio per dare a vicenda l'uno con l'altro, ma anche all'interno di questa piccola comunità, un segnale di un commitment, di un impegno reciproco, di affetto, che ragionavano già nei termini di noi e loro. Addirittura c'è una scena in cui, parlando insieme in presenza di una terza persona, uno chiede: ma questo, adesso mi ricordo più il termine che usa, questo è buono, questo è sicuro? Dice: no, non è buono, per dire questo è eterosessuale, non parlare liberamente di fronte a loro. Usavano un gergo in cui tra di loro si chiamavano comari, insomma, per farla breve. Nella Roma del 1550 c'è un gruppo di omosessuali che hanno costruito una sottocultura, che si riconoscono gli uni con gli altri. E che sì, è vero, hanno... Scusa? No, non ho capito l'anno. 1550, 60, se non mi ricordo la data esatta, comunque nel libro c'è. È vero che si sono impadroniti di un rito che non è loro, quello del matrimonio eterosessuale. Quindi in questo esprimendo un'ansia di normalizzazione che oggi noi definiremo eteronormativa. Ma è anche vero che queste persone appartengono a una cultura in cui il matrimonio si coniuga esclusivamente in chiave eterosessuale, in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inconcepibile. Il punto è che questo gruppo di persone l'ha concepito, l'ha creato, l'ha inventato. E la tesi del mio libro è che la comunità omosessuale è frutto di una invenzione in prima persona molto più di quanto gli storici finora abbiano voluto riconoscere.
Di fronte a questa palla che avrete immaginato, immagino sentito dire molte volte anche voi, per cui i medici nell'Ottocento hanno inventato la parola omosessuale, che a sua volta ha creato il concetto omosessuale, vi dico che è una palla, perché tutte le parole, i concetti, i termini che definiscono l'omosessuale usati nell'Ottocento, li hanno inventati persone omosessuali. La parola omosessuale l'ha inventata non un medico eterosessuale, l'ha inventata un letterato omosessuale. La parola uranista l'ha inventato un omosessuale. Il concetto del terzo sesso l'ha inventato un omosessuale. Voglio dire, gli omosessuali intervengono nel dibattito scientifico ed è vero, si rivolgono ai medici perché hanno un obiettivo molto chiaro e anche dichiarato. Io riproduco la traduzione di una lettera che un pederasta scrisse al neurologo Casper per dire: noi siamo un gruppo umano a parte, separato, con i nostri gusti, le nostre esigenze, la nostra società, i nostri amori, i nostri affetti. È giusto che la scienza ci studi e faccia capire che noi siamo così per natura e non per depravazione morale, come le leggi e la religione continuano a dire. Cioè è l'omosessuale che rivendica, richiede alla scienza di studiare questo argomento che fino a quel momento è stato avvolto nell'oscurità. Io vi ricordo che la psicologia, che oggi noi è considerata, secondo me a torto, una scienza, è una branca della filosofia nell'epoca premoderna, e che il concetto di psiche deriva da una parola greca che vuol dire anima, non mente. La mente è phren in greco, non psyche, psyche è l'anima. Quindi la psicologia è l'animologia, l'anima è un concetto religioso. I nostri antenati dell'Ottocento lottavano con l'esigenza di portare via dall'ambito della religione un concetto per poterlo studiare, per poter dare una risposta alla domanda che si facevano anche loro, cioè perché? Perché siamo qui? Perché siamo nati così? Perché poi queste persone insistono, noi siamo nati così, non siamo diventati, abbiamo scoperto. Torno a bomba alla questione dei matrimoni di Roma. La cosa curiosa è che questo episodio non è un episodio unico, perché se ne verifica uno molto simile in un gruppo di religiosi napoletani che viene studiato a Napoli dall'Inquisizione ed è sopravvissuto fondamentalmente per questo. Sono chierici e sacerdoti che finiscono nelle mani dell'Inquisizione perché i loro riti sono sacrilegi. Si celebrano matrimoni tra di loro, ma addirittura fatture d'amore. Una particolarmente curiosa prevede che per legare in eterno a sé l'uomo amato, il ragazzo si faccia sodomizzare 3 volte di seguito, facendosi pagare da 3 preti che abbiano appena celebrato messa. Che è quello che salva tutti questi, perché lui va a beccare il gran confessore del regno di Napoli, il grande inquisitore, cioè ha beccato 3 personaggi che non potevano mettere sotto processo, ed è quello che ha salvato la vita a questo gruppo di sodomiti. Che però troviamo anche qua che ha creato una sottocultura, dei riti, c'è una confessione molto divertente che viene fatta mentre il ragazzo tiene in mano il membro del confessore, insomma. È chiaro che l'Inquisizione su queste cose non poteva transigere, giustamente, anche dal mio punto di vista. Ma la cosa che interessa a me è che anche qua c'è la costruzione di una socializzazione di gruppo, di una sottocultura, una reinterpretazione, una rilettura dei riti e miti della società in cui gli omosessuali vivono ai propri fini, in modo da creare un senso ad atti che secondo la città del loro tempo senso non ne avevano. Il mio grande nemico nel libro, che io definisco invenzionismo e che specifico è un termine che ho inventato io, non esiste una scuola invenzionista. Invenzionismo è un termine ampio in cui io infilo tutti coloro che a vario titolo dichiarano che l'omosessualità è un'invenzione sociale, quindi queer, foucaultiani, costruzionisti storici, ci sono varie scuole, colori, tipi, eccetera, eccetera. Mi sono perso, bravo. Invenzionismo. Sì, no, prima era il mio grande nemico. Sì. No, adesso no. Mi sono distratto guardando l'ora e avevi cominciato dicendo il mio più grande nemico. Sì, l'obiettivo. Sostiene che vabbè.
passatemela, dai, sì, comincio certo, a avere i miei annetti anch'io. Comunque, la polemica è lungo tutto il libro, quindi prima o poi ci incappate. La tesi centrale è che la storia dell'omosessualità è una storia intessuta nel momento storico in cui le persone vivevano, per cui non esiste l'apostrofo omosessuale come figura eterna uguale a se stessa nel corso dei secoli. Le persone omosessuali, sto usando il plurale non a caso, si esprimono in modi diversi e non soltanto con questa scoperta che non era così scontata quando avevo 16 anni io, cioè che gay e lesbiche hanno esigenze, esperienze di vita, vissuti, problematiche politiche diverse, quindi non c'è l'omosessuale astratto che comprende gay, lesbiche, transessuali, tutti in un unico calderone di devianza, tutti insieme. Esistono percorsi di vita, esperienze politiche e umane differenti che hanno dei punti di contatto, fondamentalmente l'esperienza comune di gay e lesbiche, per esempio, era il coming out, e il fatto di nascere in famiglie eterosessuali all'interno delle quali l'omosessualità viene scoperta, viene riconosciuta e viene dichiarata al mondo esterno. Questa è un'esperienza comune che hanno sia gay che lesbiche. Poi però gli omosessuali si sono socializzati in un ambito di tipo maschile che privilegia la sessualità, le lesbiche invece sono socializzati in un ambito femminile che privilegia l'affettività, per cui guarda caso i gay maschi hanno problemi con l'affettività e le donne lesbiche hanno problemi con la sessualità. Tutto questo si spiega non con una natura interiore, si spiega con un'educazione. Questo discorso che viviamo sulla nostra pelle, ampliatelo lungo i secoli tenendo conto del fatto che l'educazione maschile e femminile è cambiata in media ogni generazione, ogni due generazioni. Quindi immaginatevi quanti centinaia di modi diversi di essere omosessuali si sono susseguiti durante i secoli. Quindi dire che l'omosessualità non è una costruzione sociale non implica dire che le espressioni sociali e individuali, personali, del modo di essere omosessuale non siano stati vari. Non vuole dire che c'è un unico modo di essere omosessuale, anzi, al contrario, io nel libro polemizzo contro questo strano concetto del cosiddetto modern homosexual, che viene molto usato nel mondo accademico americano. Non c'è nessun omosessuale moderno. Se noi teniamo conto, come razzisticamente non fanno gli accademici americani, della popolazione del terzo mondo, la popolazione non occidentale, l'omosessuale moderno è quello che si sposa per fare contenta la famiglia, fa figli e poi di notte va nel parco di Pechino o di Mumbai a cercare uomini o magari un travestito e torna a casa la sera, perché la maggioranza delle persone omosessuali del mondo oggi vivono in questo modo. Non è vero che il modo in cui vive il gay di San Francisco, di Los Angeles e di New York costituisca un paradigma. Momenti storici diversi e società contemporanee, diacronicamente allo stesso livello, possono dare risposte molto diverse. E nello stesso modo, società che ci hanno preceduto, nelle stesse città in cui noi abitiamo oggi, possono aver dato risposte molto diverse a che cosa voleva dire essere omosessuale. Da questo punto di vista io mi sono divertito nei primissimi capitoli, che vi dico subito sono i più noiosi, perché ho dovuto introdurre le questioni teoriche a cui stavo reagendo. C'è un dibattito che è in corso da 30 anni, chiaramente non posso dare per scontato che il lettore lo abbia letto, anche perché appunto è un dibattito noiosissimo e quindi sono costretto a porre i termini della questione. Però una volta che li ho posti non c'è più bisogno che continui a riporli, quindi il libro scorre più velocemente. Però mi sono divertito a prendere il classico esempio che viene preso sempre in queste cose, quello del mondo greco e romano. Greci e romani, omosessualità. Erano tutti omosessuali, ai tempi dei greci chiunque poteva fare quello che voleva, poi un uomo adulto si prendeva il ragazzino, aveva una relazione tipo autopedagogico in cui l'adulto seguiva il ragazzino. Sono delle palle che non hanno nessun fondamento storico, non esiste. La società greca e romana non si è mai comportata secondo questi metodi. Nel libro, allora, voi non troverete Armodio Aristogitone, non troverete Adriano Dantino, non troverete tutto quello, e qui ci troviamo lo zampino dei militanti omosessuali dell'Ottocento, che per nobilitare la storia dell'omosessualità hanno preso tutti questi esempi,
Armodi, Aristogitone, il Battaglione degli Amanti, adesso io non so che cosa avrete letto voi, ma comunque Platone, il Simposio, il Fedro, Socrate, Alcibiade, tutta sta roba qua. Nel mio libro non la trovate, non c'è proprio, non c'è, perché nel mio libro ho trovato un capitolo sul Cinaido, sul Cinedo. Chi è il Cinedo? La Checca, fondamentalmente. Perché l'analisi che faccio io mi porta a concludere che se l'omosessuale che voi state cercando è il maschione del film 300, palestrato, spartano, ma non ce lo trovate. Il nostro antenato, secondo la visione che avevano i nostri avi, l'omosessuale, cioè la persona che ha un'attrazione esclusiva per un maschio, è quello che loro hanno definito cinedo, cioè uno che sculetta, si veste da donna, stranamente si veste di galbinus, che è un colore che noi non abbiamo, verde pisello, è tra il giallo e il verde, per cui il giovenale galbinatus lo chiama. Secondo un verde giovenale, per sua natura, il cinedo attira il maschio. Il pisello che è lì. Attira il maschio, ed è interessante questa definizione, maschio. Un maschio che va a letto con il cinedo non si definisce sulla base del suo orientamento, ma sulla base del ruolo sessuale che riveste all'interno dell'atto sessuale. Perché questa è la fondamentale differenza tra la nostra società e quella greco-romana. Che quella greco-romana sa che esistono gli orientamenti sessuali, ma se ne frega. Quella greca sa che esistono persone che preferiscono i maschi e altre che preferiscono le donne. Ma se ne frega, perché è la focalizzazione, è qui che la differenza culturale è importante. Non è vero che l'omosessualità nell'antica Grecia non esisteva, e questo lo troverete scritto in centinaia di testi accademici. L'omosessualità in Grecia non esisteva, perché i greci non erano capaci di concepire il concetto di omosessualità. Certo che esisteva, certo che i greci sapevano, e io cito tutta una serie di documenti, che dimostrano che sapevano che alcuni amano solo gli uomini, altri amano solo le donne, altri amano tutti e due. Addirittura la parola peridexios, cioè ambidestro, viene usata per definire il bisessuale. Quindi c'è già una divisione omo, etero e bisessuali chiarissima. Ma il punto è che per la società greca l'orientamento sessuale è qualcosa di indifferente. Cioè, è la stessa cosa, alcuni di noi preferiscono la carne e altri il pesce, altri preferiscono gli spaghetti e altri preferiscono il riso. A nessuno di noi viene in mente di creare la categoria dei mangiatori di riso e dei mangiatori di spaghetti. E per gli antichi greci, per gli antichi romani, l'orientamento sessuale è altrettanto indifferente, perché il matrimonio eterosessuale è comunque una necessità sociale, cioè non è neanche pensabile che una persona possa non sposarsi. E il fatto che preferisci i ragazzi, va bene, sì, preferisci i ragazzi, comunque ti devi sposare, no? Sì, lo so, ti preferisci i ragazzi, però ti devi sposare. Catullo che scrive l'ode all'uomo che deve abbandonare i suoi amori con i ragazzi e descrive il suo amanto che, mesto, coi capelli tagliati, assiste al matrimonio del suo amante maschio. Perché il matrimonio è un dovere sociale, in questo contesto. Ma questo discorso vale anche per le donne lesbiche, esattamente come per i maschi. Per il contesto antico l'orientamento sessuale è indifferente. Quello che conta è il ruolo sessuale che la persona riveste. Il ruolo di genere, a proposito di studi di genere, di gender, no? Tant'è vero che sulla base del ruolo di genere le lingue classiche possiedono due termini distinti. L'homo non è il vir. Il vir è il maschio nella sua pienezza virile, per cui uno schiavo può essere magari di sesso maschile, ma non è vir. Il ragazzo può essere di sesso maschile, ma non è vir. Il greco idem con aner, da cui derivano tutte le parole con andro e cose del genere. Cioè, l'uomo nella sua pienezza virile è il maschio che segue il ruolo sociale maschile. Voi direte, questa è una visione antica. No, io leggevo recentissimamente, era su internet 2 settimane fa, il caso di un ragazzo pakistano che a Londra ha fatto causa alla famiglia perché a 17 anni lo volevano, lui è gay e lo volevano sposare a una cugina. E lui dice, ho fatto presente alla mia famiglia che io sono omosessuale e quindi non sono interessato al matrimonio, e la famiglia ha detto, sì certo, sei omosessuale, però fa niente, ti puoi sposare lo stesso, non è che sei impedito, non è che ti manca un braccio, sei solo omosessuale. E di fronte alle sue obiezioni gli hanno detto, il tuo egoismo
Per cui per un tuo capriccio personale, una tua preferenza personale, danneggi te, la tua carriera, la tua famiglia, la reputazione della tua famiglia, è qualcosa di assolutamente inaccettabile. E siccome sei giovane e non capisci ancora come va il mondo, se non ti vuoi sposare tu, ti obblighiamo noi. Allora lui è andato da un giudice e ha fatto causa alla famiglia. Ma il ragionamento che ha fatto questa famiglia è un'ottima esemplificazione di come veniva vissuta nell'antichità classica la notizia che Tizio preferiva i maschi anziché le donne, o che Tizia preferiva le donne anziché i maschi. Come un gusto personale, sì, va bene, ce l'hai, ma totalmente irrilevante ai fini di quello che stiamo dicendo. Un'altra, io vedo che ho già parlato per 40 minuti, quindi... Sì, 5 minuti. 5 minuti ancora. Allora, un'altra cosa che però volevo sottolineare, poi di solito il dibattito è molto interessante, quindi non voglio rubare spazio al dibattito. Un'altra cosa molto interessante è la convinzione, il convincimento per cui nell'antichità classica erano tutti omosessuali, poi è arrivato il cristianesimo che è tanto cattivo, tanto brutto, e ci ha fatti diventare tutti quanti sessuofobi. Questa è una visione molto diffusa all'interno del movimento gay, è un'idea su cui tutti sono d'accordo, infatti è falsa. Io ho trovato che le idee che mettono d'accordo tutti in genere sono false. Non sono la verità. Perché? Non sono la verità. Sono delle massaggiamenti della verità. Il cristianesimo è sessuofobo perché ha inglobato la filosofia pagana, non il contrario. Il cristianesimo nasce in un mondo greco-romano che sta ripensando la sessualità secondo determinati canoni, che sono fondamentalmente quelli dello stoicismo, con delle influenze anche neoplatoniche, pitagoriche, lasciamo perdere, ci perdiamo in questa strada. Ma quello che ha fatto il cristianesimo è stato dare una sanzione di tipo divino, religioso, presa dalla Bibbia, a un concetto che sta diventando diffuso tra tutti. Tanto è vero che Sant'Agostino, a un certo punto, quando vuole dimostrare che determinati principi morali sono naturali, sono innati nell'uomo, cita come uno degli esempi su cui sono d'accordo tutti, pagani e cristiani, il fatto che avere rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso è contro natura. Questo, dice Sant'Agostino, è una cosa su cui sono d'accordo tutti, non c'è dibattito tra cristiani e pagani. La visione che noi abbiamo di un mondo cristiano rigorista che si afferma su una società sessualmente libera come quella antica è talmente sbagliata che i cristiani, quando appaiono sulla scena, vengono accusati di immoralità sessuale. Si devono difendere dall'accusa di essere dei depravati sessuali, altro che concezione sessuale superiore. La verità è che lo stoicismo antico, quando ne parlo, mi diverto a fare da giornalista, mi diverto a giocare con le parole, dico, c'è una concezione filosofica che nel primo secolo d.C. afferma che la sessualità ha una finalità ben precisa. Questa finalità è la riproduzione. La sessualità esiste per la riproduzione. E che tutti gli usi contrari alla riproduzione sono contro natura. In particolare, fra questi usi contro natura, l'utilizzo della sessualità per rapporti tra persone dello stesso sesso è quello che è massimamente contro natura. Avrete tutti riconosciuto qual è questa corrente filosofica, esattamente lo stoicismo. Musonio Rufor, e faccio un elenco di autori pagani stoici che fanno esattamente queste affermazioni. Vi è sembrata una cosa un po' cristiana? Vi è suonato un campanellino? Probabilmente sì, perché il cristianesimo non ha fatto altro che prendere in carrella, andare a fare shopping nello stoicismo e metti, cioè, sezione morale, mi piace, me la prendo e me la porto a casa. Mi piace, me lo prendo. Allora, siccome il cristianesimo poi ha vinto, ha riscritto la storia come voleva, va bene, questa è la morale cristiana, però non è nata come morale cristiana. E quindi analizzare la storia ci permette di vedere come la presunta rivelazione cristiana non sia altro che la difesa di una concezione filosofica pagana del primo secolo d.C., di cui Gesù Cristo non ha mai saputo nulla, perché Gesù Cristo non era un filosofo pagano, anche se poi ci sono delle tesi che lo avvicinano a un filosofo itinerante cinico, ma anche qui andremo per i rami. Gesù Cristo era un rabbino rigorista ebraico, i cui termini di ragionamento, altro capitolo che ne ragiona sviscerando la questione, sono tra ciò che è ritualmente puro e impuro, secondo la Torah.
lui ha dichiarato, non sono venuto a cambiare neanche un puntino sulla I della Torah. La Torah rimane valida. La Torah che dice rapporti tra uomini, tra persone, tra uomini, perché l'esilio non appare mai nella Bibbia, altro piccolo dettaglio che forse andrebbe ricordato, i rapporti tra maschi sono toeba, cioè abominio. Ma attenzione, abominio è anche avere rapporti sessuali con una donna mestruante. E la punizione per chi ha rapporti sessuali tra maschi e chi ha un rapporto eterosessuale con una donna mestruata è identica alla morte in entrambi i casi. Allora, io nel libro lo dico, contro coloro che usano la Bibbia come un supermercato in cui vanno e prendono solo ciò che fa comodo a loro, una visione storica ci permette di riconsiderare le filosofie, le visioni del mondo da cui nascono queste regole e ci fanno capire che la prescrizione biblica è puntata sulla purezza, una purezza strana, una purezza che prevede che sia proibito cuocere il capretto nel latte della madre o di indossare degli abiti misto lino cotone o lana cotone o per le donne indossare jeans. Questo è abominio, perché una donna non può indossare un capo maschile e quindi deve essere messa a morte. È chiaro che la mentalità da cui promana questo tipo di regole è completamente inattuale per noi, quindi i tentativi di dire ancora valido dopo 2500 anni sono completamente destinati a fallire. Ultima cosa, e poi lascio spazio al dibattito, nel libro io ho fatto un utilizzo di tipo storico delle fonti letterarie. Io nel libro ripeto continuamente che l'Italia ha un patrimonio letterario smisurato, che io spero di riuscire a convincere qualcuno di volere iniziare a studiare, perché noi non lo sappiamo, ma metà dei documenti storici di epoca premoderna stanno negli archivi italiani, che gli italiani non studiano, che gli italiani non vanno mai a scartabellare. E abbiamo molti documenti letterari, io però in questo libro non ho scelto i documenti sulla base del loro interesse letterario, mentre abbiamo dei grandi interessanti letterati omosessuali nell'antichità che magari nei prossimi anni, sto parlando con un altro ragazzo per fare un'antologia in cui il focus sia più sul valore letterario, però i documenti li ho scelti per il loro valore storico, per la loro importanza, per la mentalità che ci descrive. Ma in questo libro ci sono molte novità, in particolare la decrittazione del gergo burchiellesco che viene utilizzato dal 1300 fino al 1600 inoltrato, che è un gergo a chiave in cui le parole hanno un doppio senso sessuale, permette di vedere come un'ampia parte della nostra letteratura, che apparentemente era priva di significato, in realtà è un gioco letterario. Un gioco letterario a volte raffinatissimo, quello del burchiello in quanto tale è di una complessità elevatissima, cioè occorre essere uno studioso, un filologo per riuscire a capire tutte le implicazioni, anche perché poi i doppi sensi a volte sono astrati, nel burchiello ci sono tre strati di doppi sensi, quindi è una cosa complicatissima. Io non pretendo che uno la sera prima di andare a letto si metta a leggere un sonetto del burchiello, però quando si fa la ricostruzione storica io esigo che lo storico, almeno lui, sia capace di capire cosa sta dicendo il documento. Quando sento dire che non esistono prove del fatto che Michelangelo era omosessuale, e poi trovo che lui in un sonetto, peccavi miserere mei, domine, bla bla, perché ho peccato, perché ho seminato il seme ai sassi. Questa è una citazione precisa di un passo delle leggi di Platone che dice che il rapporto omosessuale è un rapporto sterile che equivale a seminare il seme sui sassi. È una chiara ammissione in un linguaggio che chi leggeva Platone, conosceva Platone all'epoca, capiva, è una dichiarazione esplicita, e io, uno storico che non è capace di decrittare questo messaggio, lo considero soltanto in due modi: o non sa fare il suo mestiere, perché non sai capire il messaggio che viene trasmesso, e siccome è il tuo mestiere, te sei pagato da noi contribuenti per farlo, non mi va bene, oppure lo capisci, ma lo falsifichi. E forse è ancora peggio questa sua soluzione. Nel libro dimostro come la documentazione in nostro possesso sia immensa, smisurata. In Italia non è mai stata studiata per motivi legati a pregiudizio, e
credo, visto anche il valore edilizio di aver gettato un mattone nella mischia, sperando di suscitare un vespaio, vediamo se ci riusciremo, per aprire un dibattito. E con questo si apre il dibattito.